Allora, ciao a tutti, sono Simone Biagiotti, cofondatore di Map2App. Noi abbiamo creato un sistema per creare applicazioni mobile turistiche per telefoni cellulari, iPhone, Android e J2ME. Il nostro sistema consente a chiunque di registrarsi gratuitamente su un sito e tramite una semplicissima interfaccia web mettere dei contenuti testuali, audio, video, anche immagini, e da questi contenuti creare un'applicazione che poi verrà pubblicata sull'Apple Store e sul Google Play. Da queste applicazioni possono essere pubblicate gratuitamente perché magari qualcuno ha uno sponsor dietro che paga, oppure possono essere messe in vendita e in questo caso chi pubblica ne avrà un profitto e quindi potrà guadagnare qualche soldo da questa cosa qua. Ci rivolgiamo a un sacco di soggetti, per esempio i travel blogger che hanno tantissimi contenuti e adesso ce li hanno su dei siti ma non riescono a monetizzarli perché fare un'applicazione è molto difficile, oppure portali turistici che hanno la stessa problematica. Oppure a soggetti che hanno già delle guide cartacee, ma devono trasferirle su online. E poi anche dai soggetti come possono essere le pubbliche amministrazioni e a tutti quelli che con le pubbliche amministrazioni lavorano, quindi stiamo pensando alle media agency che fanno da tramite appunto fra chi vuole fare una guida e come farla. Siamo attivi dal 2012 e ci siamo costituiti come Inc. negli Stati Uniti ad aprile. Il nostro sistema funziona con un inserimento dati manuale se uno ha una piccolissima realtà e ha pochi dati, però può funzionare come con un sistema di inserimento automatico, quindi con delle cose che tecnicamente si chiamano API ed in pratica diventa una sorta di scatola nera all'interno del quale qualcuno alimenta con i suoi dati una guida e fuori viene tirata fuori una guida per telefoni cellulari che gli utenti possono utilizzare. Noi abbiamo già fatto delle guide utilizzando gli open data, un po' per gioco, per vedere se era possibile farle. Abbiamo fatto una guida che potete scaricare gratuitamente sull'Apple Store e sull'Android Market che si chiama Florence Survival Guide, cioè tutto quello che serve per sopravvivere a Firenze, che nel nostro caso erano i wifi, i punti informazioni, le fontanelle e i bagni pubblici. Però allo stesso modo possono essere inseriti una grandissima quantità di dati ed infatti noi abbiamo fatto un accordo con un grosso portale, il portale di riferimento per i viaggi per gli afroamericani negli Stati Uniti, che farà tramite il loro portale, alimenterà il nostro sistema per creare delle guide di grandissime città. All'interno di queste guide ci sono sia le informazioni tipiche per i turisti e quindi a che ora è aperto un museo, a che ora passa un autobus, sia della promozione di attività commerciali, che quindi vengono continuamente cambiate perché un'attività commerciale può promuovere facendo uno sconto per chi si presenta con la guida o avere un happy hour a una certa ora piuttosto che un'altra. E quindi diciamo il nostro prodotto va anche in questo senso qua, in questa direzione, nel fatto di rendere disponibili alle persone su un telefono cellulare e su una mappa quante più informazioni possibili, alimentate da quanti più sistemi diversi possibili. È nato da una discussione che abbiamo avuto un po' insieme con dei ragazzi, perché noi siamo tutti degli appassionati di internet, dei blogger, e volevamo fare un'applicazione, però non esisteva in commercio qualche cosa per fare un'applicazione su iPhone se uno non era un programmatore e non sapeva usare il Cocoa, che è il linguaggio di programmazione di iPhone. Quindi abbiamo detto, ma com'è possibile che qualcosa così semplice, con una lista di viaggi, con una mappa attaccata sopra dei punti di interesse, non sia così riproducibile, non sia già sul mercato? E quindi ci siamo messi, a dire la verità, davanti a una birra, eravamo a Düsseldorf, io e uno dei fondatori, e abbiamo tirato giù questo progetto. Poi io e Pietro abbiamo chiamato Michele, che è il terzo fondatore, abbiamo fatto vedere, questa cosa è piaciuta, abbiamo coinvolto anche delle altre persone, allora abbiamo cominciato a fare la piattaforma e devo dire che questa cosa sta piacendo, cioè nel senso, noi siamo soddisfatti. Vi do un numero molto semplice, fino a lunedì scorso avevamo pubblicato 73 applicazioni, che sono già abbastanza. Oggi, che è sabato, siamo a 81, cioè stiamo crescendo molto rapidamente perché essendo un sistema completamente gratuito le persone vanno dentro, creano la loro applicazione, se la trovano pubblicata e sono contenti.